Buongiorno, oggi vedremo come si utilizza il nostro sistema di controllo Helios 2. Per utilizzarlo è suggerito avere a portata di mano la carta di riferimento rapido. Vedremo come si carica un programma e come si avvia un ciclo di essiccazione. E innanzitutto si suppone che il controllo sia già installato, il legno già caricato nel forno e che le sonde delle misure dell'umidità del legno siano già state posizionate sulle tavole che dobbiamo utilizzare come riferimento. Ci troveremo dunque, dopo aver alimentato il sistema di controllo, in questa condizione, cioè col sistema di controllo spento. Potrebbe anche essere acceso, però è conveniente programmarlo dalla condizione di spento, come si vede in questa immagine. Se fosse acceso, si presenterebbe con i display illuminati con delle misure visibili. E si può comunque spegnere tenendo premuto per 3 secondi il tasto di stop e start. Da questa condizione io posso comunque andare a vedere le misure che vengono rilevate dalle sonde di umidità legno. In questo caso non sono collegate, ma se io l'avessi collegata all'interno del forno, vedrei qua qual è la mia misura, la mia umidità delle varie tavole. Posso andare a vedere con la freccia in alto e in basso le misure sulle diverse tavole e posso decidere che ad esempio la tavola 2 non mi interessa da monitorare in questo momento, per cui la posso escludere premendo il tasto cancel. Quindi il sistema regolerà con la media dell'umidità solo dalle sonde 1, 3 e 4. Una volta che ho verificato che l'umidità del legno è corretta, come me l'aspetto, posso cominciare a impostare il sistema di controllo. Il mio suggerimento è quello di partire sempre da un programma standard. Richiamare un programma standard, elencato sulla tabella di riferimento rapido, consente di impostare già la gran parte dei parametri del programma di essiccazione. Una volta caricato il programma, poi potremo andare a modificare i soli parametri che ci interessa adattare al nostro ciclo. Per caricare un programma di essiccazione, ne devo individuare il numero della lista sulla base della specie di legno che io vado a essiccare. Per semplicità assumiamo ad esempio l'abete, che è la prima della lista. Come si può notare, sulla lista ci sono tre numeri corrispondenti allo spessore che devo essiccare. Quindi io posso utilizzare per l'abete il programma 56, 54 o 51 a seconda dello spessore più o meno ridotto del legno. Supponiamo che io debba essiccare tavole da 50 mm e quindi il programma intermedio, il numero 54. Per caricare il programma è sufficiente premere e mantenere premuto il tasto Program Load. Notare che se io lo premo brevemente, il sistema mi fa vedere l'ultimo programma che è stato caricato. Se io lo tengo premuto più a lungo, entra nella modalità di caricamento programma, partendo sempre dal programma 50, che è quello intermedio, per brevità, per poter selezionare più velocemente i programmi più alti e i più bassi. E quindi io mi posiziono sul 54 e dopo, sempre per sicurezza, devo tenere premuto per 3 secondi il tasto Program Load di nuovo per confermare caricamento. A questo punto il programma è stato caricato. Se io infatti premo brevemente il tasto Program Load, vedo che il PR54 è stato selezionato. A questo punto tutti i parametri del programma sono stati impostati in base all'essenza da essiccare. Ci sono alcuni parametri del programma che però dipendono non solo dall'essenza, ma anche dalla condizione iniziale del legno che io devo andare ad essiccare. Ad esempio, l'umidità iniziale non è nota al programma di essiccazione. Pertanto il ciclo verrà iniziato con un'umidità piuttosto elevata, il che va bene se abbiamo a che fare con un legname appena segato. Se invece ci troviamo con del legname già prestagionato, un'umidità troppo elevata all'inizio del ciclo chiederebbe al sistema di mettere molta acqua, molta più del necessario, all'interno del forno, un po' perché il legno non rilascia umidità non avendone, e un po' perché appunto questa mancanza di umidità proveniente dal legno deve essere compensata dall'umidità immessa con gli spruzzatori. Umidità che oltretutto non è necessaria quando il legno è già prestagionato, in quanto non è così sensibile, non è così suscettibile ai difetti da scarsa umidità quanto un legno verde.
Per questo motivo, dopo aver caricato il programma, si può verificarne le impostazioni mantenendo premuto il tasto Program Settings. Lo tengo premuto per 3 secondi e vado a vedere i vari parametri, sempre con l'aiuto della carta di riferimento. Mi posso spostare con i tasti avanti e indietro tra i vari parametri impostati e con i tasti freccia su e freccia giù posso modificarli a piacere. Ad esempio, quanto dicevamo prima, l'umidità di equilibrio per il riscaldamento, in questo caso che è il codice 02, è 15, che può già andare bene per un legno prestagionato. Se fosse un legno appena segato, potremmo volerla aumentare. Questo poi dipende anche dalle peculiarità del forno, se è un buon isolamento, se è termico, se si trova in condizioni di climatiche particolari. È possibile avere o non avere, riuscire ad ottenere o non riuscire ad ottenere all'interno umidità piuttosto elevate. In ogni caso io la adatto a quella che è più o meno l'umidità media del mio legno all'inizio e premo Enter per confermare. Quando ho verificato tutti gli eventuali altri parametri, di solito gli altri sono comunque già corretti, per cui non è necessario, di non essere utenti esperti, andare a modificarli. Nel momento in cui ho finito di modificare i miei parametri, premo di nuovo il tasto Program Settings per uscire da questa modalità. A questo punto siamo pronti per avviare il ciclo. Per avviare il ciclo è sufficiente premere il tasto Start e il sistema parte con la fase 1 dell'essiccazione. Da notare che se io premo il tasto Program Load non mi fa vedere più il numero del programma che ho caricato perché siamo andati a modificarlo. Se non l'avessimo modificato, premendo il tasto Program Load leggerei 54. In questo caso leggo due trattini perché? Perché non è più una copia esatta del programma 54, ma è un programma 54 da noi modificato. Questo non vuol dire che tutti gli altri parametri non corrispondono al programma 54. È semplicemente a indicare che non è più il programma originale. A questo punto il sistema inizia l'essiccazione riscaldando, umidificando secondo quanto abbiamo impostato nel programma o richiede il programma impostato. In caso di dubbio, se non si capisce esattamente cosa stia facendo il sistema di controllo, è possibile premere il tasto freccia verso il basso per visualizzare per un momento sul display dell'umidità e della temperatura i valori ideali, cioè quelli che il sistema vuole avere nel forno in quel momento. Vediamo ad esempio se premendo la freccia che il sistema vuole avere una temperatura di 26,5, che è la temperatura a cui siamo partiti, perché procederà incrementandola grado per grado secondo la velocità impostata. Vuole avere un'umidità di equilibrio che è quella che abbiamo impostato prima, cioè 16, e il ciclo proseguirà fino a raggiungere un'umidità del legno finale di 12%. Ne consegue che il sistema in questo momento sta spruzzando, non sta ancora riscaldando perché la temperatura sta incrementando pian piano e quindi fra pochi minuti comincerà a riscaldare. I ventilatori sono partiti e quindi il ciclo è in funzione. Un'altra informazione utile da sapere è ad esempio come cambiare fase. Può succedere che ad esempio si voglia saltare una fase del programma. Ad esempio, adesso siamo nella fase 1. Se il riscaldamento per qualche motivo fosse già stato effettuato e adesso avessimo rifatto partire il forno, potremmo saltare la fase 1 semplicemente premendo il tasto Function e in successione il tasto Start. Function Start. Posso passare alla fase 2, che è la fase di essiccazione vera e propria. Altre informazioni utili: durante la fase di essiccazione io potrei decidere che per qualche motivo non voglio utilizzare più gli spruzzatori. Senza andare a modificare il programma, modificando l'umidità o il gradiente, eccetera, io posso semplicemente tenere premuto il tasto degli spruzzatori intanto che si accende il LED di manuale. A quel punto, ogni volta che lo premo brevemente, posso decidere di accendere o di spegnere gli spruzzatori, che non verranno più comandati dal programma, fin tanto che io non li rimetterò in modalità automatica, perché
premendo nuovamente a lungo il tasto. L'ultima cosa che può essere interessante, una volta che io ho stabilito, ho impostato il mio programma, l'ho modificato secondo il mio carico, secondo le condizioni del mio legname, potrei voler salvare questo programma per usi futuri senza doverlo rimodificare all'inizio del ciclo. Per salvarlo basta tenere premuto il tasto Save per 3 secondi e il sistema mi propone un numero che può essere da 81 a 99 e corrisponde alle locazioni riservate ai programmi utente. Io posso decidere che il mio programma, e annotarmi da qualche parte, che il mio programma per l'abete già prestagionato debba stare nel numero 81, quindi semplicemente confermo e a questo punto la prossima volta che andrò a essiccare l'abete in queste condizioni basterà che richiami il programma numero 81 e avrò già il sistema impostato come da mie preferenze. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.